Buonasera, da Marco Segreto per Oggi Sport Notizie, post gara di Lazio-Empoli dall'Olimpico. Pedro Pe, cantavano i tifosi della Lazio a fine partita, ne avevano ben donde, visto il secondo gol in 3 giorni dell'attaccante spagnolo dopo quello con il Nizza in Europa League. Questa volta decisivo, questa volta da 3 punti, una gemma che si inseccava sotto la traversa della porta difesa da Vasquez che sembrava impenetrabile. Buona la prova dell'estremo difensore colombiano dell'Empoli che a inizio ripresa parava anche un rigore a Castellanos. La Lazio è partita bene, ma è andata subito in svantaggio al nono grazie al gol di Esposito e a una difesa non impeccabile. Provedel scivola sull'uscita, sul cross da sinistra, Romagnoli si fa saltare in testa dall'attaccante toscano e dunque la partita si mette sui binari ideali per la squadra ospite che poteva rintuzzare gli attacchi della squadra di casa per poi provare qualche ripartenza. L'Empoli è una squadra molto solida difensivamente, molto ben organizzata, tanto che l'imbattibilità di 8 gare ufficiali consecutive si è interrotta proprio oggi e proprio grazie al gol di Pedro. La Lazio del primo tempo ha sofferto sugli esterni con Isaksen sottotono e sulla sinistra Tavares che Baroni ha confermato in sala stampa non essere in perfette condizioni fisiche, bloccato sia dalle coperture di Jasi che da un primo tempo non da par suo. Poi, al termine della prima frazione, si è ricordato di essere uno dei terzini più veloci d'Italia, ha superato il proprio avversario e ha messo in mezzo un cross splendido per la testa di Zaccagni. L'1-1 nel recupero è stato l'episodio che ha cambiato psicologicamente il volto della gara, mettendo il vento in poppa alla Lazio. Nella ripresa, stesso copione. Squadra di casa che tentava di attaccare alla ricerca della vittoria e ospiti a difendere con ordine, avvicinando le due linee di centrocampo e di difesa, tentando in verità molto poco, qualche timida ripartenza. In questi casi sono gli episodi a fare la differenza e a creare questi episodi sono generalmente gli uomini di qualità. Nel caso specifico, lo spagnolo Rodriguez Pedro, che entra e la prima palla giocabile trova una perla, una gemma, un bolide che si insacca sotto la traversa, regala i 3 punti alla Lazio e rovina l'imbattibilità della squadra di Traversa. La vittoria odierna permette alla squadra di Baroni di andare alla sosta nazionali al terzo posto in classifica con 13 punti a pari merito con Juventus e Udinese, mentre l'Empoli rimane fermo a 10 punti, entrambe comunque dopo un ottimo avvio stagionale. Al rientro dalla sosta, 2 big match. La Lazio andrà a Torino contro la Juventus e l'Empoli affronterà il Napoli capolista di Antonio Conte. Dall'Olimpico è davvero tutto. Marco Segreto, Oggi Sport Notizie. Buona serata.